Appuntamenti in agenda per domenica 28 luglio. Parte alle 9 da Piazza Matteotti a Chiavari il 12° Rally Mare Monti Le Veterane per auto e moto d'epoca, quinto Memorial Pino Giacomini. L'arrivo sarà a Bedonia. A Chiavari per tutta la giornata c'è il mercatino agroalimentare tipicamente Chiavari, organizzato da Confesercenti, bancarelle aperte dalle 10 alle 20 in via Rivarola. Proseguono a Sesto Levante le iniziative per i 100 anni della stazione ferroviaria. Dalle 10 iniziative per i più piccoli ai giardini Maria Leventre, dove alle 18 ci sarà uno spettacolo del Mago Joe e di Miro Gatti. Durante la mattinata invece visite guidate al plastico della stazione e alle 21 in piazza della stazione serata in musica dedicata ai giovani. Ultima giornata a Chiavari della Festa del Perù e dei Liguri nel Mondo. Dalle 10.30 e alle 12.30, con ritrovo davanti al Palazzo Comunale, visita guidata ai consolati. Alle 20.45 in piazza Nostra Signora dell'Orto, serata del ricordo con la conferenza di Barbara Bernabò, storie di emigranti chiavaresi della seconda metà dell'Ottocento, la danza marinera del Perù e lo spettacolo di tango argentino dell'associazione Even Tango. Escursione guidata in Alta Val Graveglia, ritrovo alle 15 a Conscienti di Ne per un itinerario ad anello di 7 km che partirà da Arzeno. Ultima serata a Rapallo per la festa patronale di Sant'Anna con la sagra dell'asado e del fritto misto, alle 19 nei giardini di via Trescalini, apertura degli stand, alle 21 musica con l'orchestra I Caramel. Donatella Mascia presenta il suo romanzo Sadia, storia di una donna, lo farà alle 19.30 sulla terrazza panoramica di Calata Ovest nel porto turistico di Chiavari. A Sorlana, frazione di Lavagna, seconda serata della sagra al profumo di basilico. Dalle 19.30 apertura degli stand gastronomici, serata poi con musica rock con la Piero Fissore Band. Seconda serata di semifinali per The Basking Contest a Lavagna. Dalle 21 esibizione dei secondi quattro artisti scelti in piazza Marconi. Il pubblico potrà votare tramite QR code e contribuire al premio Cappello. In piazzetta Portofino, a partire dalle 21, concerto dei partecipanti alla 10ª edizione del concorso lirico internazionale di Portofino. Un viaggio insieme a Pan è il titolo del primo concerto della 42ª edizione del Festival di Musica da Camera, appuntamento alle 21.15 nella Sala Agave dell'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante. La compagnia al Portico di Salomone porta in scena lo spettacolo teatrale Sei personaggi in cerca d'autore, alle 21.15 a Villa Tiguglio, ingresso a offerta libera a favore dell'associazione Pro Terra Santa. Primo appuntamento della rassegna Notti tra le note, alle 21.30 a Levi, nei pressi della Torre Medievale, concerto di musica classica La Chimica dell'Ironia, con l'esibizione del quartetto Gli Insensati. Appuntamenti in agenda per lunedì 29 luglio. Nell'ambito del cartellone del Festival Paganiniano di Carro, alle 21, in località Bastremoli, a Follo, concerto del Quartetto di Genova. Per la 43ª edizione della rassegna Tesori di Liguria, Moneglia Classica, alle 21.15 all'Oratorio dei Disciplinanti di Moneglia, concerto dello Zephyr International Chamber Music Festival, in programma musiche di Bach, Mozart e Dvorak. Le luci itineranti si esibiranno a partire dalle 21.15 sul lungomare Bettolo, a Recco. L'iniziativa è a cura del CIV. A Chiavari alle 21.15 in piazza Nostra Signora dell'Orto in programma il concerto rock folk dei Maghi di Carros a cura della Filarmonica Città di Chiavari.